È stato solo quando io mi sono accettata, con tutte le cicce in più, con i miei mille difetti, con le smagliature, eccetera, che ho creato effettivamente lo spazio necessario per cambiare e per prendermi cura di me veramente, con amore e con compassione. Benvenuta, meravigliosa creatura celestiale, nella puntata di quest'oggi. Puntata che sarà breve, molto probabilmente, ma stra mega importante, ok? Stra importante. Oggi infatti parleremo di self love e d'accettazione di sé. Diciamo che a livello di società non diamo molto spazio all'amor proprio. Diamo sì spazio alla cura del nostro corpo, al trucco, al parrucco, eccetera. Sì, diamo spazio a quello, ma prendersi cura di sé, quindi per esempio, curare trucco e parrucco non necessariamente significa self-love, non necessariamente significa amarsi e di conseguenza accettarsi così come si è. Ok? Perché voglio parlarti di self-love ed accettazione e perché è importante, fondamentale, nella nostra vita se vogliamo manifestare quello che effettivamente vogliamo manifestare nella nostra realtà. È importante, è importantissimo perché se non c'è accettazione alla base, ok? Se non c'è amore verso noi stessi alla base, non c'è neanche spazio per crescere, non c'è spazio per espandersi ed evolversi e cambiare. E perché questo? Perché se non ti stai accettando così come sei adesso, in questo esatto momento, significa che ti stai focalizzando sulle cose che non ti piacciono di te. E di conseguenza, molto molto probabilmente percepisci come sbagliate, che molto probabilmente ti fanno sentire non all'altezza. E ovviamente se ti focalizzi su queste cose, attrarrai a te ancora di più queste cose, queste stesse identiche cose. Sempre perché, come già sappiamo, where focus goes, energy flows. Il che significa dove ti focalizzi va a finire anche la tua energia. E tutto ciò a cui noi diamo energia espande. Se mi segui su Instagram, hai visto anche ieri che ho fatto delle storie al riguardo. Se non mi segui e appunto vuoi seguire qualcuno che ti dia un po' di info interessanti, quella sono io. Quindi seguimi se già non lo fai. Ok, seguimi su Instagram, Ma ritorniamo all'accettazione di sé e all'amor proprio. Allora, accettarsi non significa ok, mi accetto, mi amo e quindi rimango come sono e non cambio, ok? È piuttosto un mi accetto con tutte le mie imperfezioni e sono pronta a diventare chi mi sento di essere realmente, indipendentemente da queste cose che non sento mie e che non mi piacciono. Ok, questo significa accettazione di sé. Voglio raccontarti un attimo, un secondino soltanto, di quando sono andata negli Stati Uniti a fare un anno come exchange student, come studente straniero, ok, uno scambio culturale. E di come questa esperienza mi ha fatto capire nel profondo quanto in realtà l'accettazione di sé e l'amore verso noi stessi sta veramente alla base di quello che è il cambiamento e di come soprattutto ho applicato io in primis questo concetto per cambiare fisicamente, ok? L'ho testato io in primis sulla mia pelle, quello che ti sto dicendo. Ero abituata a sentirmi goffa, insicura e trovavo estremamente difficile fare qualsiasi cosa o essere qualsiasi cosa al di fuori di quello che era il mio ordinario, al di fuori di quello che conoscevo. Però sapevo benissimo che se avessi continuato ad avere lo stesso identico rapporto con me stessa, nulla, nulla sarebbe cambiato. Io negli Stati Uniti, ok, in America, sono arrivata al culmine del mio peso, sono arrivata veramente a essere estremamente sovrappeso, ma allo stesso tempo è stato anche l'anno in cui mi sono riscoperta. Ho riscoperto me stessa, ho riscoperto la mia femminilità. E ho riscoperto la mia bellezza, ma non la bellezza intesa come si son fighe, cioè la bellezza è proprio quella interiore, quella che fa parte di noi a prescindere. E mi sto emozionando nel dire questa cosa. Oh mio Dio. Ok. Ed è stato proprio quando ho dato spazio a queste cose, a cui non avevo dato spazio fino a quel momento, proprio perché non mi accettavo com'ero. E non le sentivo parte di me perché non mi sentivo meritevole di quelle cose. Ed è stato proprio quando ho dato spazio a queste cose, ok, alla mia femminilità, a questa bellezza interiore,
a cui non avevo dato spazio fino a quel momento, ma proprio perché non mi accettavo e non mi sentivo neanche meritevole di queste cose. Ok, è stato solo in quel momento che io ho iniziato a cambiare fisicamente. È stato solo quando io mi sono accettata, con tutte le cicce in più, con i miei mille difetti, con le smagliature, eccetera, che ho creato effettivamente lo spazio necessario per cambiare e per prendermi cura di me veramente, con amore e con compassione. È solo quando ho distaccato il mio valore come persona dal mio aspetto fisico che ho capito quanto in realtà tutto quello che immaginavo e sognavo per me era molto 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 più vicino di quello che a livello mentale pensavo, ok? Era tutto lì, era tutto estremamente lì a portata di mano e dovevo solo farlo fluire senza mettermi in mezzo e rompere il cazzo. Non dovevo ritornare a pensare di non essere abbastanza e così è stato, ed è stato solo così che io ho iniziato ad avere cambiamenti. Quindi sì, nella mia esperienza in America il fatto di essermi sentita accettata e valorizzata per cose che con il mio fisico non c'entravano assolutamente niente mi ha permesso di creare lo spazio necessario per accogliere una nuova versione di me, e penso sia stato proprio questo il catalizzatore positivo, diciamo, in quella che è stata la mia trasformazione in primis, quindi interiore, ok, che dopo si è manifestata anche a livello fisico. Per concludere questo video ti chiedo: ti stai accettando veramente così come sei? Stai accettando veramente la tua attuale situazione? Rifletti su questa cosa, e se è un no, difficilmente troverai il modo di cambiare. E se cambi, fidati che non sarai comunque felice dopo, perché continuerai ad identificarti in qualcosa che è esterno da te, ok? Se invece è un sì, continua, sister o brother, ok? Continua, perché il viaggio verso l'amor proprio e l'accettazione di te stesso o di te stessa è meraviglioso e incredibile, e sono sicura che ha in serbo per te qualcosa di altrettanto meraviglioso e di altrettanto incredibile. Quando ricerchiamo il cambiamento si cerca sempre la soluzione esterna, si cerca sempre, ok, un qualcosa da raggiungere che pensiamo ci possa dare una determinata emozione, una determinata sensazione, ma ti ripeto, chiediti in primis perché vuoi questo cambiamento. Lo stai ricercando per farti accettare da qualcun altro o lo stai cercando per accettarti? Ok, stai affrontando questo cambiamento perché effettivamente ti senti meritevole di qualcosa di migliore? Ti senti meritevole di un corpo migliore o di un corpo che ti faccia star meglio? O lo stai ricercando questo cambiamento perché adesso ti fai schifo e non ti accetti? È molto molto importante, e fidati che anche se è una domanda che sembra banale o che può sembrare banale, sta alla base di quello che è il cambiamento. Alla base di tutto questo ti parlo anche all'interno di Body Goal Program. Body Goal Program è il corso che ho creato per aiutarti a manifestare il corpo che desideri, e dove ho racchiuso praticamente tutto quello che è servito a me per cambiare in questi anni a livello fisico e mentale, ed è aperto solo fino al 14, ok? Quindi se eri iscritta in lista d'attesa, te lo dico anche qua, è aperto solo fino al 14 di questo mese, e appunto ti parlo di tutto quello che ti ho parlato anche in questo video, di accettazione, di lasciare andare per creare spazio, del giudizio, di tante altre cose meravigliose che ti aiuteranno tantissimo a creare la versione di te che effettivamente vuoi creare. Per oggi è tutto, spero veramente che questo video o comunque questo podcast, se lo ascolti nel podcast, ti è stato utile. E io ti mando un grosso, 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 grosso bacio e abbraccio. Ricordati sempre che sei fantastica, fantastico, esattamente come sei. E noi ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo podcast. Un bacio grande, bellissime creature. I love you. E alla prossima. Amiamoci tutti di più. L'amore è bello. Oh sì che è bello. Se ci sei tu. Madonna di... Aia. Ecco, ciao.